La compagnia teatrale Lupo Calire di Castrivi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento con il teatro Invernacolo che come ogni anno l'amministrazione comunale di Melendugno offre a tutti i villeggianti delle sue marine. E io colgo l'occasione per ringraziare caldamente l'amministrazione comunale, in modo particolare Francesco Stella, che si è veramente prodigato per permetterci di essere qui questa sera. Anzi, se è presente lo inviterei qui sul palco per ricevere il dovuto tributo da parte vostra. Come dicevo prima, noi siamo un gruppo teatrale che nasce circa 7 anni fa a Castri, nell'ambito di un'associazione culturale che ha lo stesso nome, formata da persone che non sono dei veri e propri professionisti dell'arte teatrale, drammatica, ma persone che amano spendere il proprio tempo libero cimentandosi in questa bellissima e antica attività. Quindi hanno bisogno di tutto il vostro calore, del vostro affetto, se pensate che veramente se lo meritano. Questa sera vi viene presentata una commedia in due atti, in vernacolo appunto, di Luigi Pascali, dal titolo Saverio Pennellessa. La scena si svolge in una normale famiglia salentina, ai giorni nostri, in cui si avvicendano, si susseguono problematiche giornaliere, quotidiane, che tutti noi viviamo, e in cui ad un certo punto si insinua, si comincia ad intravedere, diciamo, un problema che però viene interpretato come tale dai genitori, ma in realtà intorno a questo problema sorge un grosso equivoco. Ed è proprio questo che poi crea una serie di situazioni grottesche che sicuramente strapperanno le vostre risate, fino alla fine, fino a quando finalmente l'equivoco non verrà chiarito. Bene, il mio compito è quello di non tediarvi più di tanto e di augurare a tutti voi un buon divertimento. Risposta. Beh, per la verità pure la settimana passata la sapevo, però ha chiamato prima quella nervecata di Torino e se l'è seccato lì il forno mignonde. No, signorina, non si prende mai la linea. Mi pare un miracolo che oggi l'ho presa. Come? Mio marito? Oh, signorina mia, dico sempre a mio marito, prova. Ma lui non ce la fa. E io non la prendo mai. Pensa quando arrivo a casa oggi dal lavoro e gli dico che l'ho presa. Peretto mio, che faccia che farà, signorina? Va bene, signora, confermi il suo numero e poi chiuda. La richiameremo noi. Certo, signorina. Allora, 08 c'è 2 66 66 c'è 66. Va bene, signora, chiuda e rimanga vicino all'apparecchio. Va bene, signorina, va bene. Che qui vicino ce ne sono tanti di apparecchi. Come, dove? A Galatina! E si sentono tutto il giorno, Wow! A risentirla! Grazie, signorina, grazie! Aspetto! Madonna, l'ho giù ziccata! Mamma mia, non ci so, posso credere! Uimè! C'è giù... La Nina, tocca, chiamo urgente la Nina! Mamma mia! Uimè, la Nina, me la Nina rispugna! Mamma mia, e Saura mi hanno risposto. Nina, la mela assunto, madonna, quando le giuste sempre non ci giù telefono. Senti, no, e non mi fa.
con un bye bye. Non ti aggiungere una cosa importante, Mena! Sine, Sine, come vai vai quando ti avessi lasciata! Ciao, ciao, Sine, dopo me conti, grazie, ciao, ciao! Finalmente, finalmente, mamma mia, ci ho ziccato! Oh, in Mena, mamma, morite! C'è successo, madonna mia, ma quando ziccare goccia! Sai guardare, già non hai! Ma non mi era venuta con l'apparecchio di Caladina, no? Via, che cuccia verso la strada c'è giù pigliare la metropolitana. Senti se vuoi capire ciò che ha fatto. L'ho presa, cara Nina, l'ho presa. Mannaggia, sbagliata, Dio. Io mi taggio pure scellata. E l'ora che hanno pompino mio, mi metto a trombosi. Nina, con il signor Cucuzza la giuzzicata! Con il signor Cucuzza? E marito! Marito, ma marito, ma Nina! Qui tu prova, prova! Ma non ce la face mai, Nina! Oh, Gesù, Gesù! Povero Saverio! Ma, povero Saverio, ma... Cosa ne zio qui è, un bello pomeriggio! Ce ne c'è, poi dici che marito te la sape? No, e dici da me tenere sta bella notizia solamente per me, Sorte mia, poi ti impaccio di lui, o sta impaccisco io? Come? Tieni facile corni a marito da questo signor Cucuzza e mo ci vede lo sapere, ora dare pure sta bella notizia. Ma ci so come te dice, tu cerviè Giunina? A mie, e mo così va spiccia, cioè mi dice lo cerviè giù a mie. Ha fatto tutto di è. Sei così impricciata che finalmente l'ha pigliata col signor Cucuzza. E per cene, che non stai scendo sul signor Cucuzza? Ehi, io sono una cristiana de carbo. Ah, inca prova contraria. Lu Cucuzza, Michele Cucuzza, guido della televisione. Beh, ha già ziccata la linea, cu partecipa allo quiz. E saggio pure la risposta, linea! Che mia goccia a meno. Mi ha fatta precipitare, che mi pensava c'è l'altro gli è successo. E caggio la statura su su Luca. Ma cosa fai? No, aspetta, picca picca, con un sia suonando il telefono corrispondi. Senti, non chiude due minuti però, caggio la statura, fuego, liento, liento. None, none, per un momento, poi faccio pure quello saluto. Ah sì? Allora, allora aspetto. Sì, sì, mamma mia. No, telefono, Nina. Senti, la risposta la sai? Sì, la faccio, Nina. Complimenti per la trasmissione, Mela! Ma chi mi conosci, signor Michele? Mela! Ma caduta dello scalone! Saverio, c'è sta faccia alla televisione? Alla televisione di quella gran matra banca de mamma! Senti, picca picca, ma tu sai? E a due Gustavo! Alla fatia! E sta all'astro, cala la pasta, che sta arrivo, cala! Ci dice! C'è a dire, cuccalo la pasta, castarria! Oh, sorte, Lucca Turza! Vai a casa tua! Non è lo signor Pippetta! Ah, marito, daete! Vedi, ci dice? Mela, ma ci incede? La cumarenina! Corpo dello diavolo! Sempre camminando va da zicusa! Scommetto che è venuta con te cerca qualche cosa e con traculicia! Ehi, non mi da ricorda, se no ci se l'allea de sobra. Sine, 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 ma mo non mi dinire lo telefono occupato, sapete? Camo ci vieni, tegni una sorpresa. Pure io. Ciao, Saverio, ciao. Noi mena, guarda, sempre della stessa capo sta giù, Saverio. Sempre con scherza. Sì, sì. Oh, pure per festa vuoi mi pigli de sopra chiui. Però dimmi a marito da che non sono venuta qua ai tuoi pensieri mio. Sono stata invitata come partecipi all'avvenimento del signor Cucuzza. E io la festa che mi sta pure dispiacia che già lui è diventato cornuto. E che c'è la statua sopra sulla cassa e ma se si è bruciato buchiamo anni tanti. No, Nennina, ma c'è sa dici? Siamo l'unica non usciamo un filo. Figlia. E poi lo so che l'ha giù bruciato tante fiate io.
Tu ti guardi quando mi punta del pompino tu? Mamma, non ti punta più del pompino mio! Ora vai! Oh, è proprio un bueno che hanno bruciato su, tieni proprio ragione, Nina! Sì, 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 non faccio niente, va, Nina! Come fa sfogo una picca a casa mia, a sola! No, ne aspetta una rubicca! Lo sapevo, sta facendo affannanzi, morri! Appunto! Appunto, mo te la dice giù stesso che sta scherzava, Nina! Madonna mia, ci senti, guarda! Buongiorno! Cara Nina, te quanto tempo, come stai? Buongiorno! E qui sta ancora qua, stai? Perché stai disa, Nina? Setta, te caseresti mangi con noi! Grazie, vengo pronto a casa mia! Ma c'hai? Ce vai, tanti su al telefono! Corpo pure le ricche l'onghia se trovo! Dimmi che sta scherzai, dimmi! Nina, settate che ne pigliamo una cosa! Pia un bicchierino di rosolio per la Nina o comandi un gingerino, un chinotto! Non voglio niente, grazie! Portatelo, non vuole niente! Scommetto! Non ci ha preso a tutte le cose che ha giudito al telefono! Sta scherzava, sapia che sta assenti. Settate che mangi con noi. A proposito, c'è incede di mangiare pezzetti allo sugo? Sta sento un odore di sugo bruciato. Oh, ma io lo sugo mio! Lo sugo mio! La miestica di mio marito, ma invalido. Se no faccio io che te deci a soddisfazione. Oro questo ci volia. Cittu, per favore, cittu. E c'è saccio io! Allora capo dello telefono, a casa mia rispondete a società, di e la Nina. Già stavo con l'entrame riutate, stavo. Per cena intorno, ci ha cappato. Ci ha giù cappato. Ha giù portato lo conto. Allo scarpato. Lo conto della fatica che ha giù fatta la settimana passata. Beh. E ha tenuto di dicere sopra l'IVA. No, e c'è dentro una sta IVA? L'IVA, le tasse che giù sciungere allo conto della fatia mia, che poi di soldi li piglio e ne li porto allo ragioniere. E lo scarpato non la sapia? Certo che la sapia, tutti la sapono, ma facciano finta che non la sapono. Se pensano che i soldi dell'IVA me li tengo io e ne la leggi proprio giù lecchi, che ogni 10 euro che te lentano, l'occhio un garbato di castima di muerte. No. Se no succhio le maledizioni che te minano, che mi pizzicano le carni solamente con ci penso. Ci compampano, signore. Mela. Dimmi. A mia mi viene a pagare l'indennità saiette. E sape quanto viene a fare pagare allora? O tutte quei domani mini e lauri? Ma pagare, butta più mi facevano lo conguaglio tra qui da camino e qui da campoglio. Penso che una cosa c'è da del resto mi accappare. Sì, sì. Nana, minti sto telefono sulla lavatrice, minti. Da quando ti ha giù chiamato, penso alla Nina, invece dello pignetto, ha giù buttato lo telefono giù così. Bessa, ma mo dici che esse? Ah, se non è bessa essa, se non indecattiamo un nao. Madonna, sta bambino a bagno con una picca di candelina, maledetta antica e maledetta. Ma guarda, vedi, guarda. Maledetta intra è quando mi interpete qua a casa. Ma stavo indeciso, se l'arrunzo con l'ape o l'incontro un cuerpo di pennellessa a frutto. Beh, a San Baccano. Mela è pronto? Sì, ne picca picca auro. Senti, Mela, chi ci sta a parlare allo telefono? C'è questo signor Cucuzza? Mister della sorpresa, Saverio. Ha giuzzicato la linea con partecipo allo quiz. Alla televisione. Se vince una macchina... Speriamo di non! Come speriamo di non? Ampacciuto! No, è Doni che mi sta a puerti la capo per la macchina nuova! Senti in mela! Tim! Ecco la macchina nuova! Questa è la sorpresa mia! Ha giù passato della concessionaria stamattina e ha giù firmato il contratto! Ha giù misa una firma che è del mio capolavoro. Pare un quadro di Michelangelo. Ma, Saverio, a me mi sta a fare più un quadro di Ruzzaghieri, qua c'è l'anima sua. Diventa picca, ma a dire c'è macchina ete questa. Quinta che ti piace a chi? La Fiat Bravo. Bravo lo fessa casinti.
io dico, mo ci ne vincimo due, ce ne facimo de due macchine. Mo me la spiegare, E te sei sicura che la vinci? Ah no, se spolto un momento allora la chiamata. E la risposta la sai? Sì, ne la saccio. Ma la risposta, 70. 70 è dell'un numero che manca la combinazione. Ma giù fatti di punti, buoni, buoni. Precisi, precisi, con carta e penna, no? Ma scioccata dalla mano. E come ha fatto? La sedia e i numeri si dico come lo diavolo e l'acqua santa. Ma questa casa intimo, ci mi chiamano, vediamo ci me l'hanno fatti buoni i punti. E c'è se vince? C'è se vince una speeder dell'Alfa Romeo. E quale mi vedimo? Una speeder no, devo scattare tutto il paese. Sì, e così ci ne salva delle sagliette. Ma no, so di fottere, saverio! Anzi, se esti la stesso, vanno allo salone e strazzano un contratto, del già fiatta bravo. Sì, così ci perdo la caparra. Sì, la caparra, saverio! E non pensi che dei graiannanti giriamo con la speeder? Oh, saverio mio, stai con gli scherzi! Mo ci suona nel telefono, te faccio io obbedere. Di conti, ma suona? La 70 e ci sono 7 a ecco il telefono! E mo ci faccio? Rispondi! Pronto? Pronto? Casa Pennellessa? Signor sì! Mena, tu vai la televisione! Mena! Aspetti in linea, signora! Le passo la regia e poi potrà parlare con Michele Cucuzza! Mi dà finta, mi sta cemulando anche! Settate, settate! Uno si ha spolumbi in terra e mi faci ziccare! Vede, se mantiene! Occia a Lupo Cucuzza e a tutta la televisione! Pronto? Prontissima! Da dove chiama, signora? Dalla provincia di Lecce e mi chiamo Carmela. Mela per gli amici e conoscenti. Sono sposata con Saverio Pennellessa, mio marito. Ma lo conoscono tutti come Saverio Pippetta. Fa il pittore. Ah, complimenti. Magari mi farà avere una sua tela. È quotato bene? Come? La quotazione. Suo marito quota? E come? Alta quota! Pensa che sale sull'Andida per tingere pure fino al stesso piano! A mano libera! E senza rete! Ah, è un pittore all'avanguardia. E segue opere gigantesche. Come quell'artista che incarta i monumenti. Ah, no, 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 signor Michele, mio marito si incarta solo la pagnotta per la merenda. Comunque, signor Michele, se vuole una rinfrescatina a qualche bussola o a qualche ringhiera, non faccia complimenti, eh. Non te largare. Senti, Michele, sai? Bene, signora, allora... Signor Michele? Mi dica. Scommetto che so il gioco che preferisce. La pupuzza con tutto il cucuzzaro. Sì, sì, signora, non ci ha detto da dove chiama. Sento che non sento. Che cosa hai detto? Da dove chiama, signora? Dalla provincia di Lecce. Ah, Lecce, bellissima. Oh, te cagno, e non ha visto Torre dell'Orso? È pronta a rispondere alla domanda? Sì, 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 so già la risposta. Benissimo, e cosa farà con questa meravigliosa macchina? Ah, signor Michele, devo spassarmela per tutte le strade di Torre dell'Orso e le marine, iniziando da Sant'Andrea, tutto Torre dell'Orso, Roca e... Santofoca. E pure Santofoca, dice lo Saverio mio. E poi, signor Michele, devo scattare la moglie del vice sindaco, quella Antanata. Bene, signora, allora ascolti attentamente. Attenta che sei davvero da spina. Come faccio a non sentire? Saverio mio, questa è la spina, ecco perché sto spinta a piatto. Signora, mi sente? Sì, ne mo la sento senza spina. Mi dica, signor Michele. Bene, allora ascolti attentamente la domanda. Sì, sì, prego. Chi la fa, la? Il 70! 70, signor Cucuzza! Come? Il 70, signor Cucuzza! Mamma, come siete bellissimo! Mamma, guarda, con gli occhi azzurri, eh? Complimenti per la trasmissione! Signora, ma cosa c'entra 70? Semmai questa era la risposta al gioco di prima. Le ripeto la domanda. Chi la fa, la?
Aspetta! Mi dispiace signora, non posso aspettare. Su, mi dia una risposta. Aspetta, aiutami, dire, Su, signora, il tempo sta per scadere. Chi va a farla? Aspetta! Mi dispiace signora, non posso aspettare. Il tempo a disposizione è finito. Sarà per la prossima volta. Ritenti la fortuna. Comunque la risposta era: chi la fa la aspetti. E io c'è ta giudito, sangue te ne cattie, alla televisione, alla trasmissione e a cincavara lucannone. Un bonnecatta di medicine, signore! Ma ci te fai tanto un guaglio a fie festa, vedi quanto tocca a paglio! Un guaglio dentro otta senza sulle de mammata! Ti è manco con me aiuti, cittu, guarda, se vedi cittu oggi! E c'è saccio io! Quello cucuzza della televisione, della 70, dello 7 è bello! E le due sulle coppe basinci! Senti in vela! Ha deciso con te litighi? Sti quattro macarroni che mi fa mangiare me l'ha fatta a pancanna? Non te cappa del canna, none! Piuttosto ieri cade gli scarfi, ieri! Guarda, non posso fare affidamento su ceggi in questa casa, su ceggi! Eppure udie, signor Cucuzza! E nulla di nuda contente, nulla di nuda! Attento, fessa, che se te malazzi o se te viene qualche maledizione non te salva manco un giù cascasella! E se te malazzi, come ha giudito prima, poi, te salva solamente la mela! E sani sulla mente quando lo dice la me. Quando lo dice la me. Beh, intende curare, sai? A sta bambe mangio di quattro minchiari e di scarfati. Ma è meglio un piatticeggio di minchiari e di scarfati che hanno minchia di cucuzza come a te. E ricordati, sani sulla mente quando lo dice la me. Quando lo dice la mela, quando lo dice la mela. La vecchia. Ladri e assassini, delinquenti e disastri, su basti giornali non c'è niente auro sulla mente di queste cose. Poi, all'aura pace, no, la femmina mezza nuda con le cosce di fuori, senti, senti, al tuo futuro ci pensiamo noi. E stiamo frischi se ci pensano queste cose. A tu ci aspicciamo di questo passo. Ma voi dico, che c'entrano le cosce di fuori? Ma non te ne squerni all'età tua coppienza di cose? C'è tu? Non te ne squerni all'età tua coppienza di cose? Perché ne? A che sta penso? Alle cosce di fuori. Ma c'è sta un gusto a dire. Ma dico, prima che parli, non puoi domandare se non sai. Non voglio saccio niente, guarda. Pure questo semino. Io sta leggia le guerre, li lati, li muerti. Oh, che allegria, che allegria. E che te posso fare? Voi solamente queste cose si sentono alla radio, alla televisione, a giri giri, tre muerti, disastri, pampacioni con la 70, rapimenti, bombe. Sì, 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 bombe con le cosce di fuori, no? Qui già è l'ultimo di bomba atomica. Senti, vi dici di stare attento alle radiazioni piuttosto, che poi viene già mia butte frigolo, lo sai? Qui già è della ferita della guerra. Da quando cambia lo tempo mi face passare gli guai. Ma chi è? C'è poi di capire. C'è ne sai di pallottole, carri armati, bombe, scoppi. Ma quale scoppi? Scoppi, papà.
Io gli unici scoppi cantisi sono tu quelli di Santo Niceta. Fatti stangustanti c'è meno. Io ho già fatto la guerra d'Africa. Sono stato ferito a lupette. Piglio pure la pensione. Cittu, cittu, state cittu che la sapone tutti che farei alla cucina. E la ferita che guerra a lupette te la facissi con una guatta di brumitori di 5 kg che te minasti sopra. La guerra, no? Città di piuttosto! E non uscire contando ste cose! Non sia. Me balleano la pensione! E vedi allora se te stai cinto, me bamba pochi qualche di un auto, vane! Ah, te un torno sta ora! Buongiorno! Papà, tazzato! Ehi, dove? Ha mangiato? Sì, ma giù mangiati di 4 minchiari e di scarfati! Ha visto che se l'ha mangiata la pasta che tu l'ha stata io? Cadie, pulilla mia, te la giudita io, non ne face niente che te lo picca aceta, qui se la mangia lo stesso. E non mi dici di vinci un punto a tua lingua? E la verità era pure una picca bruciata. E c'ha giù fuori, Saverio, qui giù lo furno sta un picca vauto. E si saluta su una seggia. Qui ste tutte oggi surriate? Sì, ne lo possino l'han tutte, sì. Ah sì? Chi ti ha scritto? Papà, a me mi scrivono sempre le soliti. E che dice tu? Le solite cose. Stanno buoni? Inci sì. Io vedo che stanno picca con le entrame riutate. Come? Non sei contento che l'hanno scritto? Papà, a me mi scrive solamente lo comune, le sattoria, l'Enel, le Lugassa, la Telecom. Saverio? Ma tutta sta gente che le scrive, c'è voi? Sordio! Sì, peggi miei, sordio! E qua mi mudare una regolata, perché a qua uno fa di e se mangia. E agli punti non li trovo! Senti, questi tiri furu, uno fa dia e cinque mangiano. Ma io, grazie a Dio, con la pensione mia, potia campare del gran signore. E invece, mi sacrifico per voi, che con quattro capuschi dia, non basta manco per li postpari della cassa. È possibile, ma spiccia amore. Ci si sacrifica ed è indu, ci si sacrifica. Lo sta assenti, Sirida, lo sta assenti. E qualche giorno un pizzico a tutti quanti. E a chiedere un giorno spinzio di più. Non ti agitare, che ha fatto grandi certo purutine. E ci puoi lasciare lo pizzo. E ne vai all'aumunno. Quando ria l'ora mia. Quanto manca? Non mi sta cratto proprio per decenza. Grattati a un capo che è lo stesso. Basta, sai, spicciala, Mi dici di vino picca adesso a capomilla, vediamo ci rigetti in picca, vediamo. Chiamo. Quanto zucchero amico. Quanto zucchero amico. Mettiti in picca da Lucio Dalla la prossima fiaccia. Sì, tu non lo lasci perdere, non lo lasci pure. E lasciamo perdere, sì, lasciamo perdere. Mamma mia. Ma se va spiccio la pazienza, lo chiunso una camera e muro la porta, muro. Non te ne camere che dormimo, monte c'ho una con me mura. A San me babbiccio la telenovella, camoncigna. Accompagnami, figlia mia, accompagnami! La vecchiaia! A che giorno la faccio io la telenovella? Il mostro di Torre dell'Orso! E l'imbileno tutti quanti, cignando di lo vecchio lo prima! Poi Inda e poi gli stai. Ma c'è salva in tortiglia! Sangue, a qua stai! Ma qua c'è tu! E mo c'ha giù fare le partecipazioni che dico che sta qua! Guarda, Saverio, di sta peggiori, peggio di sì, ma sta diventi, è per grave,
specie di sirma. Ma detto sia. Ma sia. Saverio. Saverio. Non senta. Gitto specie di sirma. Saverio. Saverio! C'è sta qui! Come c'è sta qui? Tu sei da giù chiamato tre fiate! E non ha visto che stavo occupato! Ah, io non aggiunti su tu. Ma poi, Giulia Saccio, c'è sta legge di tanto importante. Ma... L'oroscopo. Ma non ci dici, vediamo, ci dice. Ma c'è segno stai? Vergine, peggio per voi, cercate di cambiare segno. Niente, non c'è segno mio, che ci dice. Un segno d'oro, eccolo. Pesci. De fuori, ogni fiala da parte. Dai, sapete, forza. Non va. Pesci palla, incontri interessanti con pesci racchietta. Il periodo non è dei migliori. Lutto in famiglia. Perciò sta guardi paru paru a me. C'è giù guardare. Ah, ne mandami un'occhiata a Siri da vane. Sapete, danno 50 euro che giù ci fa la spesa, forza, me. Torna. Allora un giorno ha fatto intorno alla spesa. No, e c'è te vienzi che con 50 euro campiamo una settimana. Vedi che si museca mangiamo, sai? E lo fessa la fatia. Assiri la bandini queste cose, assiri. 50 euro. Facci tanto con le inquecchi, con le stiri, con le menti in giullo borsellino pensando che campano almeno un mese. No, vieni, via, dammi i soldi, per la spesa. Beggere, beggere. Ma qua, i danni. Festa della dircheria! Guarda Saverio, guerci, non guero! Così testo, che quando del ranfo, me tolgo nei lugni e me tolgo! Ma! Ah! Meno male che sei in asciuga! Ciao, papà! Ciao, Viola! Senti, Viola, mia, me non picca te! No, papà, ho depressa, mi dai 200 euro? Papà? Oh mia, sta parlando. E allora cucina? Figlia mia, ma te sta senti buona? 400 euro ha detto. Dai papà, te prometto che te li restituisco. Appena faccio il primo servizio, te ne do lo doppio. Senti figlia mia, io ho 100 anni che mi faccio lo servizio. E non tengo mai una lira. Io con lo primo servizio che faccio e mi chiedi già 400 euro. Dai papà. Tengo un appuntamento con un'agenzia di fotomodelle. Li soldi servono per l'impresario che mi ha fare il contratto. E a sto contratto chiede facile servizio e quindi un busca 200 euro? No, ne servono per le prime spese, le prime fotografie. Poi, quando firmo il contratto, mi pagano. Dai, papà, potrebbe essere l'occasione della vita mia. E ci dici che ti faccio perdere l'occasione della vita tua? No! Aspetta, sai? Queste sono 200 euro che mi ha mise da parte per la prima rata della macchina nuova. Mo vuol dire che te le davo a te, però nulla saccia c'entri, sai? Ha già dicune che senti la pupilla del papà. Se bastavano che per te ci sono i soldi e per l'aurinone, me lo fanno a me lo servizio. Grazie, paparino! Mentre sto scappo. Senti, mia la mia! No, papà, mi andate a uscire che è tardo. Meno male che questa sigla mi dà soddisfazione. Bella, intelligente, esperta. Se vede proprio che è figlia mia. E poi me sape pigliare. È festa, dice mogliere. Però quindi è tutta gelosia. Idra invece ci tiene più e lo mastro, che per la verità a me mi pare un mezzo muccolone. E se vede proprio che è figlio di mogliere. La piccina invece è terribile, con me è quinta. È quinta bassata e baspiccia che ci sapete ci è figlia. Ma, sti figli. Assa come leggo sto giornale. Grazie a te. Ciao, papà. Parli dello diavolo.
Ciao Giulia! Giulia, non mi tagliare così le sette, le figlie mie, sì! Mamma ce me face passare! Mamma mia bella! Giulia mia! Sta a leggo sto giornale, ogni pagina che giro, muerti, incidenti, rapine, disastri. L'uomo si è girato capi sotto. Certe fiate, lui ha messo Robin Hood. Così quando vi ti hanno lato, pa, e lo faceva fuori. Quando vi ti hanno bandito, pa, un politico disonesto, pa. Papà, allora io pure gli ho messo Robin Hood. Sì? Perché c'è, c'è facile? Che quando, te, quando mi metto gli dici di inciallo naso, pa! E c'entrano mo le dici dentro al naso? Che quando te ne metti signoria, a mie, pa! Beh, senti, cangiamo discorso, cangiamo. Piuttosto i compiti te la fatti? Ah, te moi! La sei nutta giurista con i quaderni a mano. Sì, me la giù fatti fare delle compagne mie. Beh, io le festa la devi pur fanno. Per forza! Se no, non le posso giocare con le bambole mie e non gli davo le brioche. Ha capito? E mamma ti dice quanto mangia sta stria alla scuola. Ecco perché ogni 2 o 3 giorni 50 euro di spesa. Mo ci torna, facciamo i conti con te e qui. Non ti conviene. Mo ci torna, vediamo se mi conviene. Vediamo quanto ha speso le brioche. E quanto ha speso la viola per lo servizio. C'è un desaglio per lo servizio. Aggiusto tutto, 200 euro alla viola per lo servizio. Camo caena la mamma, te lo faccio gratis, un servizio. Senti figlia mia, state zitta a non parlare, sai che se no minti uno sconcerto, minti. E allora, ci cimo con i compiti me l'ha giù fatti. E dicimo con i compiti te la faccio. Dicimo come aiutato il signoria. E dicimo che ti ha giù aiutata io. Dicimo che me l'ha giù fatti tanto buoni che mi ha regalato 10 euro come cazzo un bello gelato e una bella brioscia. E dicimo che ti sape decisi fino. E allora dicimo solamente dello servizio. Ehi, aspetta, dicimo solamente dello servizio. Aspetta, ragiona. Quanto ha detto che ti ha aiutato? 10 euro, no? Dicimo che me ne rimaste solamente 5 euro. O dicimo che bastano, o dicimo tutti i servizi che vuoi. Dicimo che questa fiata bastano. E dicimo che questa fiata bastano. Grazie, paparino. Giuda. Senti, Giulia, no, pigliami. No, aggiusti a fare lo bagnetto alla piccina mia. Mo che torno. Dicimo che forse stancigno a capire di chi è figlia. Ciao Mimino, senti, pigliami un piccatello. E non mi dai i 50 euro? No! Non mi è rimasta manco una lira. Tutta più te posso dare una bulletta a scadura. Se non mi dai le vene e ti do un litro di sangue. E chiudone che non mi è rimasto manco quello. E non voglio te dico manco cerbulia. Perché lui non si di una famiglia. Lui si di una cooperativa dei vampiri, sì. Una cooperativa dei vampiri, sì! Una cooperativa dei vampiri! Ma c'è sangue da zeccare in questa famiglia! A posto che sto incazzato io! Ciao, Mimino! Ma c'è il papà? Ci sta, c'è che laggiù è stato bueno! Meno male! Perché? C'è successo? Ha cercato i 50 euro e non lo picca, mi ha mangiato! E ti non sai che lo papà quando si tratta dei soldi? Sì, la saccio, ma io non ce la faccio più! Ste scarpe me ne stritte e sto caggio che tengo sopra lo dice Nicchio me sta a tortura! Se non mi catto un paro più largo, va spiccia, che a me ne lo taglio lo dice tu! Ma esagerato, frate mio! Invece che soffre così, ne decidite, fatelo giocare con tanti pitofili che ci sono. Pitofili?
Pedicurro! Pedicurro! Non i pedofili! Tu con ne aiutoi dei pedofilo! Ehi, lascia stare lo cornello mio, sai? Ma io non saccio, basta uno con bessa educato, delicato! E non manzano come a voi, che te presta a pensati! Ma io saccio che quando ria si scioglie tutto quanto! Ciao Violetta, stai stracca? E ti faccio un massaggino con te rilassi una picca. Ma quando te lo faccio un massaggio di quei buoni? Perché sta? Te chiudi a venire. C'è gli messi due. Sempre con consultati stati. E festa, figli miei. No, Viola, ma la stessa spesa già incia, come la aggiustiamo, ti fresco una picca. Mamma mia, avevo tutta squagliata. E mi sta battendo ancora il cuore! Ci ha accappato? Ci ha giù accappato. Ha giù girato l'angolo. Se ragazzi ha sopra pensiero. Con la luce del reto tutto di paro. Dice un'ombra. Pensato! Ma sa capisci? Ha giù un'zatata con l'ombra mia stessa. Ma... E che dici? Con tutta la sorte di ombra. Ma ci sto dici, che se ne sta a fare su pure ginnastica, con bici si sente scendere la panza. Sì, me? E a tagliare? A sottare i piedi? No, sto monello, ai, della mamma tua, mamma mia. Sì, ne mamma, scusa, tieni ragione. Mamma, scusa, ed è che sto un picca frasturnato. E ce ne intorno, ci ha accappato. Aspetta, aspetta, mi bacca giuste scarpe e poi ti dico. Quante preoccupazioni, specie poi quando Riane ha setà. A sta bici sta ora ci sta a fare con la spesa? Se bene toste mamma toste no come te li puedi non saccio se aggiù vomitare per bui o per le scarpe puzzolenti che lassate entra l'umbar fallente le scarpe e dai vale e mintile larghe e mintile con un sicca non ingerare altro non lavandino c'erano quattro musche morte e io ho fatto appena appena a tempo con Mendes. È comprensivo e delicato puoi dire, sai? Ma non ti è d'accordo che non ci sei strano? E ce ne c'hai? Dice Canitole. Dice Canitole. Anzi, cerca di trovare una soluzione. Ehi, Nitole, trovi una soluzione! E c'è bene qua, sta andando all'acido! Ehi, non sono fatti miei! Io giù me la ditta Canitole, non me la vedole a mia! E Giulia con te toglia pure a te! Saro Pier non ci mancava! Ma guarda, vieni qui stavolta! Signore mio, per una picca di dolore, sta facendo una tragedia! E che sarà mai? No, ma non si sa! Aggiuntisa! E non dici niente! Senti, Saverio, se segui di cussine, spiccia la figlia da dentro Antarctica! Oh, madonna mia! E ci ha detto mai? Tra nidore a Lumimino e non nidore a Ida! Povero piccino mio! Povero piccino mio, povero! Senti, Saverio, qua tocca trovare una soluzione! E depressa, puro! Queste sono tu cose delicate! C'ho uno specialista! Un psicologo, quello sblocca! Bella! Ste cose non si risolvono con le parole. A panciole li fatti con te passa la dolore. Saverio, ma c'è parli a vecchio. Non vedi che mi sta preoccupo davvero. Oh, in mena. La scerrata quando metto lì a mia. Ma ci è, non mi cade mai tu lo tumuto, Saverio. Mamma. Papà, settati, buca, può giù dire? E mena, figlio mio, mena che ne sta a farci stare sulle spine, mena, mena. Guarda, mamma, e soprattutto, papà, la saccio che è una picca difficile, che non ci sono sordi, a me, e chiude invece giorni che sta raggio per lui dolore. A me, non facitemela allargare. E questo è tutto.
Mela, lentami l'elastica delle mutande e tu risolti il problema. Da giudizio, da giai, non vede una questione d'elastica. Quella capisce, no, capisci unitore. Passa via, Yoga, la mamma afferra subito un problema. Veramente la mamma sti problemi l'ha sempre afferrato. Allora, papà, ci mi dai i soldi? Ave presta e me lo faccio fare. Ma piano piano, non fuggere. Papà, che sei metore, c'ha giù fare. Ma sta a capisci, ma lo sciunitore. Vabbè, tutta più siamo tutti in noi. Ma tu ascire, die. Bene, amici, ci si fanno tutte passane, hai tutti i dolori del mondo. Saccio io c'ha giù fare. Mo aspetta picca picca, sai? Camo c'ha una parte. Ma guarda il video, guarda. Grazie, mammina. Però, sbrigamone, sì, che quanto più sì, tempo passa, più sì. Metole. Sì. Ora qua stai, cammina, cammina, siamo tutti doi, siamo tutti doi. Speriamo che si decidono, se non fa spicciacca tocca con messo con gli scarponi. Viola! Viola! Hanno suonato, hai die? Chiaro, non si è dentisi, sai? Allora non ho capito che non mi posso proprio modulare. Ciao Viola! Come stai? Buona, tassi! Ciao amore! Ah! Stanno tutti di sacci alle palanghe! State attento quando vinci i piedi! Maledizione! Aia! Scusa! Scusa, ti ho già fatto male! Ma ti faccio un massaggino! Ma ti rilassi! Oh! State per mule mani! Non mi toccare! Ma questo sempre con tocca e con brazza stai! Ani, tocca a te! Sta da stare, Cornelio! Stai un picca nervoso! Stai nel lucaggio che gli sta face passare le pene dell'inferno! E dieta, c'ho parcheggiato, paru paru qua sopra! E questo è tutto! Non parli prima! Tengo un amico, lo sa, che è dello meglio per te chiude lecce! Che ce ne la dico io, con 15 euro te lo faccio. Se sta amico dove te come a te, non me lo faccio fare manco te lo largo con una canna. E mo non la spicci, lascia lo stare con le Cornelio, la sta punitore, senza te fai. Come stai, Violetta? Stai stacca? Qui te faccio un massaggino, con te rilassi. Era meglio che te lo facci fare dire un massaggino. Non ti rilassi in un piccadino, che può darsi pure casa nai. No, ne Cornelio, stavo buona. Ma se vuoi facere un massaggino me lo puoi fare. Ma no, li piedi, cucchia te ne picca. No, ne c'è dici, c'è fai da. No, me ne sta bau. Magari guarisci e mi facci pure un regalo. Aia. Senti, Violetta. Crede, una meraviglia. Un pigiamino rosa antico con lo pizzo dorato, allo colletto e alle polsine. E per te una bellissima camicia di notte dello stesso colore. E le pantofole identiche, con le iniziali ricamate. VC. Una sciccheria. E ci vedi le tende, la mia staffazzucosa, ed è un amico mio. Se ne innamori solamente con le viti di merletto. E non ci pagate quasi niente. Una vera occasione. Cornelio, se parli di pigiami, di merletti, ma noi ancora li conoscere buoni. Ma Violuccia, devo pensare pure allo corredo, o no? Ha già capito, Cornelio, ma lo corredo mio non ti piace. Violetta, non scherzare, le tende sono una vera occasione. Cornelio, hai 3 anni che sta a perdere occasioni. O ti decidi, o lascio qualche donau su occasione. Mi pare a me che tenne ragione Fraima. Violetta. Sì, te proprio. Ehi, Cornelio! A qua stai? Ciao, mami! Ciao, come stai? Buona, grazie. Ciao, papi! Come va? Abbastanza bene, fuori. Ma questo sempre con un braccio e con un bacio a stare. Che c'è a fare? Vedi, un picca affettuoso. Sì,
ma con me e con l'umimino ed è molto più affettuoso. Se già se besse 10 fiate, saietta 10 fiate affettuoso è. Ma è una fiata puttasa, vuol dire buongiorno e basta. Era buono peggio. Ma Cornelio, hai avuto capiato? No, 10 minuti appena. Un tempo come caso al microfono. Ah, cagnone. Me l'ha ditta, poveriello, sape quanto sta soffre? Mi sta svenando, 150 euro a visita. All'anima, cadete a risolto io, non lo so. Come è sto fatto? Mo sta senti? Senti figlia mia, ma sei sicura che sto Cornelio è a posto? Fine papà, puro troppo. Lo Cornelio, te ne è un amico, lo sa. Callumino lo rimorgia per 15 euro. E 15 euro? C'è dici me la chiamiamo sto Sasà? Io si manco fessa. Ma c'è voi, come li drammatizza ancora di qui? Senti, Iola, ormai mi dà la parola alla dottoressa, eh? Quante chiare! Con lo remuenti e con te lo dai! Cacciancione, la psicologa! E come c'è se via 15 euro? Ammorbidito! Tagliato! No, ste cose non è lo stio, Oh, immena, un affare d'estate per una cosa così piccicca. Torcere, tieni la visto? Veramente, no. Però che come cammina non può essere molto cresso. E c'è da come cammina se mi sei cresso? No, ma certo. Ci è cresso, non ti facevo più camminare. C'è picci così, dai fastidio. Ti friculicia, ma te lascia camminare. Cornelio, ma tieni la vista all'umimino. No, all'umimino no mai. Ma quando va già lo sa, dice di tutte le misure. Figlia mia. Pensaci bene, a me sto Cornelio non mi convince fino a muto. Papà, mi è muto, muto. Mi piace, però è buono, gentile, ne contenta tutto. Ma c'è da dire, figlia mia, speriamo come sbaglio io e con la mia stidia. Ma a me, a quanto pare, sto bagnone tiene un tuo destino sullo lume da porta. Cornelio. Viola, Viola, mi ha fatto assaggiare l'umicca di torta al Cornelio. Una torta! Io faccio belle torte. De faccio, certo io. Che c'è da contendere che tutte le dici da? Sì, pure guida delle piedi. Esatto, te ne faccio assaggiare una picca. Ciao, c'è buona, forse mi dai pure la ricetta. Sì, ciao. Beh, io mi vengo, sai? Sì, ma giusto a vai, sapevo? Ma vengo qua dell'angolo, dello tabacchino. Quanto pare che ha catturato il giornale e piglio due schedine. Senti uno squariare, sai? No, quanto pare che arrivo e torno. Ma giù proprio videre. Ma stava più le cose giù la cucina, no? Chi è? Sta casa dei ripacci, mi pare. La casa dei ripacci. Ehi, Nina! C'è stato? Senti, te sicuri se pronto picca picca lo telefono dopo? Può chiamare a Soroma a Milano, con Biciu se ne operato cagnato, ma... Già, setta di nu picca, setta, dopo chiami. Sì, sì. E senti picca picca, mo, scusaci della stacchietta, sai? Dimmi. Ma perché non chiami di casa tua? Calo mio, è domestica, non funziona. Come non funziona? Casa da giù chiamata oggi? Ma lo mio funziona solamente con le chiamate urbane. Quindi interurbane non si potono fare. E perché non si potono fare? Caggio fatta io domanda la Telecom, come se ne possono fare? E perché ne mo? Nella mia... gliela sai, no? Cade quando lo pompiglio ibe la trombosi... Calù signore te castiga. Io ho dolce fiate. Camerravano certe bullette di 400 euro. Sangunina! Ma ci chiamai? Io! Lu Pompilio! Lu Pompilio! E c'era che chiamava Lu Pompilio? L'ha già scoperto.
qui tu chiama. Non me la dire. Un telefono rotto. No, cuore. Un telefono rotto. Un telefono rotto. Rientro, Marietto. Un figlio, se si scazzica, qualche figlio. Figlio, eh? Senti, mica, mica. Ma si è scazzicato? Ma che? L'unica cosa che si è scazzicata sono state le inciame mei quando hanno arrivato le bullette in casa. Ah, e così, scansiamo le occasioni. È toccato un del leone servizio interrompato. Ha fatto buonino. Ha fatto buon. E ti ha giù fatto. Sì, ha fatto buonino. Oh, e ne pure ci telefono, picca picca. Sì, sì, taccalo già e io faccio il caffè. Tanto, l'importante è con lo squarinina come facci sempre. No, no, no. Aggiù bene. Due parole, due parole. Senti, picca picca, Nina, ma c'è sangue di fune a sto telefono rotico poi? Guarda, se è la verità, eh? Ha giù telefonato una fiata. Eh? E c'è tipone? Ma prima chi tu? Mi pensava certo che gli ha sbagliato un numero. No! Se la lamentavane! Ah! Maria, lo pronto soccorso dell'ospedale! Beretto! Attacca lo telefono, Nina, attacca. Mi raccomando, sai, Nina? Mi raccomando. Nina? Nina, vieni mica mica giù la cucina? Nina! Ieri che ti aggiungi e vediamo sto caffè con me che non sta bene. Aggiudi tu cacci Laura moca? No, tosta, sempre la moca vecchia. Cangia la guarnizione? No, ne costa muto. Tutto, poi viene a casa mia. Chiama, faceli come di soi. No. Beh, va bene, me. Mo ci riaggiusa bene, non tornano a fare storie che sta sparita. Ah, sì. Nina, accessa questo caffè. Oh, madonna mia. Te la giunzata la moca. Forza, vai. Oh, assacchiamo, eh? Non mi disturbare. No. Pronto! Lucia! La Nina son tu! Come, Cinina? Sorda! Sorda la Nina! Ah, l'ospedale! Ha già sbagliato numero allora. Senti, scusa, quale ospedale è? San Raffaele, il più grande di Milano. Ha già capito? Senti, non tende curare, già che ti trovi, eh? Non puoi vedere se c'è ricoverato mio cognato. Pici si chiama. L'hanno operato all'ernia ieri. Oh, non puoi vedere? Beh, va bene. Va bene, grazie lo stesso. Arrivederci. Sangue. Numero ha giù sbagliato. Qui giù dell'ospedale ha giù fatto. Ma qui giù tesoro, ma come muete. Vediamo, siete questo. Pronto? Non è che l'ospedale, no? A me, la Lucia, sei. Lucia, la Nina sunto. Vedra mia, come stai? Buona. Lu Pompilio, come a prima? No, c'è peggiorare qui, no. Sì, è tutta morta. No, ne ci dici? Ingio è vivo. Madonna, senti, marito, da come stai piuttosto? L'hanno operato? Tutto a posto? Bravo, su contenta. Senti, scusami, picca, no, non si sta più comoda quando parliamo, aspetta. Lucia, senti, vedo che non
te sento mai. Sì, sto buona, sì, nelle giornate pure su buone e con nera. Ma già, c'è tempo sta faccia, già. Nina. Non è qua su buone. L'altro giorno è stato un picca giù. Ma poi si aperto lo cielo. Lo cielo a cielo lo apro bene, sbriva del ritorno. Sì, sì. E senti, senti, c'è sta mangi oggi. No, io te burcarella non l'ho mangiata mai, mi lenta nello stomaco. Se io la tagliera già fatta. No, non se la ricorda, com'è te che non te la riguardi? Senti, fuci, moi, meno non squagliare. Pigliate una stoccia di carta, una penna che faccio te la scrivi, mena! Mena, cassura, sai quanto si paga? No, mena. Senti, mena. Facciamo una cosa. Poi te la scrivo e te la mando io per posta. Sì, la verità, sto al telefono di casa alla mela, non sai, non posso squariare muto. Ah, sì, aspetta, faccio la salute. No, Laura fiata, salutamela te, salutamela. Mena Nina, sai? Te mena. Saluta, sai? State buona. Saluti. Ciao. Festa, se la state in pizzica la casa. Nina, ca quando ria la bolletta, sai com'è salata? Ti è Nina, non ci n'è abitata. Mena, me, bide su caffè, mena. Madonna mia, quante mosse! Che in fondo con lo telefono mio ha giù telefonato! Ma cosa era lui? Sette, per favore, mi fa parlare. E qua mera da sitare che qua mera c'è delle tazzine. Chiaro che non sia le spese, no, le tazzine. E qua mera te tocca. Assamente qua sta prendendo un telefono. C'è lui si dice. Mario, la ricetta. Ma te rendi conto? È normale che aderiamo tutte bolletta. Ciao. Ehi, Giulia, bella mia. Benja, come stai? Bene. Quindina, quanto è cresciuta. Quanti anni te ne vuoi? 8. Dica. E le ha buoni anni, no? Con l'ultimo. Quasi 12. Benedetto Dio. E come passa dopo tanto tempo? Che dici, Nina? Quando li ha nominata? No. Vidu, allo saverio, mi scappa un cotto. Soru mia. Tocca a saccica quando l'hanno arrugginita. La sicura non funziona. Non te lamentare, mela. Che meglio rugginuta che inceppata. Giulia, i compiti te la fatti? Sì, ne. Mi ha aiutata pure lo papà. Anzi, sono stata tanto brava che mi ha regalato 5 euro per lo gelato. Ha visto? Brava la magnona. Senti. Dimmi. Buono sto caffè, sai? Grazie. A proposito, marito da non c'è te. Guarda Nina, piccarello assurdo, c'è te serve niente? Sì, io ho avuto mi domando se mi tinge la ringhiera della scala, che sta è tutta arruinata, sta è. Mo non saccio Nina, la verità all'angolo asciuto, queste ciò che ha schedito, non gli ha squariare, eh. Guarda, io la verità, pure, gli ho avuto mi dà un racconto, che mi ha pagato l'accompagnamento, pure sì. Ma se non c'è, aspetta, lo faccio venire. Giulia, ehi, ma nello tabacchino, adesso lo papà, qui tu si vede che ha attaccato il discorso. Ma se non c'è, te la saluto, lo faccio venire. Vane e dine che vuole urgente la Nina, eh? Mi raccomando, cuttone si lascia da piano piano, sbrigate! Va bene. Ma facci già magnona. Oh, ne vedo sempre stacca discorso. Vabbè. Che vede? Ma c'è successo? Ci ha accappato, non lo vedo, ce l'hai! Madonna mia, aiutami! Che c'è da fare? Ci ha accappato, papà, facci sapere stamattina, c'è successo? Piano, signore mio, buongiorno, aiutami. Quello disgraziato l'ha fatta spugnare de monaca, l'ha fatto fare l'ufficio e poi l'ha lassata. E se t'ha fuciuto con la madre superiore, c'ha una zoccola! E
complimenti. Chi ha essuta te l'ha persa, e mano ha spicciata ancora, craivi di bucce succede a Laura Puntata. A quale puntata? La telenovela, la televisione. Ma fatte scappare le lacrime in Europa. Comunque ci stare bueno. Una fatta venire cosa ce l'ha fatta. E me, io a tre mesi e mezzo cagliango tutti i giorni. E le tre del quarto alle quattro e mezza. Ma è vero, meglio che dieci in un libro, che dieci qualche preghiera, lo sai? Ma manco la televisione posso guardare qui. Decidila chiaramente che uno di me faceva morire prima e non sente parla più. Ma non vuol lasso niente per me. Lasso tutto alla chiesa, così buon parato. Vero, guarda, penso che prima o poi muoio prima io. Era buono, guarda, Nina Sine, così ti frescavano picca, eh? Sì, 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 sì. Sta fessa. C'è te manca in fondo. Tieni una bella famiglia, sì. C'è belli scegli. No marito sì. Sano. Nina, ma non sai quanti problemi ti danno i figli. Noi c'è del mascolo, ma li sa face stare preoccupati intorno. No, e ci ha accappato. Ci ha accappato cose delicate. Nitone. Nitone forse. Non giù al rigetto. No, non sappiamo ci può fare, Nina. Mo l'abbiamo portato una specialista. Che quello visita se via 150 euro. Ed è una psicologa. Di cui già che parlano. Mera. Uè, non ci parlo io! Con la psicologa? No, ne con lo stio! Mo non è Nina, grazie, sai? Ormai è mutata parola alla dottoressa, non ti preoccupare, grazie lo stesso. Come comandi, faci pensieri, ricordate le mie. Grazie Nina, grazie. È arrivata pure la Giulia, eh? Beh, l'ha trovato il papà? Sì, ne. E ne ha detto che vuole la Nina? Sì, ne. Sì, ne, già ti ha detto. Ah, ne ha fanculo, a zia! Sì, ne, stamattina me ne ha fatta una e come sta a fare Laura? Io non saccio come la giuvintere con voi. Sai, c'è un ceteneo. La ringhiera me la faccio tingere del nauro. E gli sordi cagli a bire, la gilibire, sta a te buona. Se no mandatemi a chiamare con un avvocato. Ma qui stiamo a dire tutte cose che si dicono, eh? Mamma. Mi dici sempre che aggiù dire la verità. E io, aggiù dita la verità. Sì, ne Giulia, la verità per modo di dire. Mamma, mi dici sempre che si dice. E io, me aggiù dita sì, la verità. Sì, dilla, guarda, avanti pure lì, guarda, figli miei. Ciaripone di tutti, ciaripone. Guarda, in terra cencete, guarda. Ho in memoria già, ora mo c'è faccio. Tocca a dare una scopata in forza, anzi, una lavata. Aspetta picca picca, no? Guarda, guarda, qui già dice, mamma mia, una famiglia, proprio una casa delle facce, dice Luigi, davvero? E mo ci riaggiauro, vedi di risi intorno. Sì, c'è a fare. Indasciuta, dazza e cusa! Fermi, guardate di piedi, ma di quanto sta la faccia? Tutte le siate che alla in terra con passi di e come facile stampe, dopo che ha buttato un mileno, dopo! Io butti un mileno! E ci aggiungere io che gratto pariti dalla mattina fino alla sera e me crepo. Dio mio me credi, non basta che passo tutto lo santo giorno con pulizzo e come mangio la capo del cettaggio cucinare. Predie, mi faci le stampagnaccio e vuoi puro servuto. Beh, e non è giusto con questo servuto dopo una giornata di fatia. Cittu, c'è da fare dell'imbuto e buttava a sare l'umielu. Prima sta a sentire a bueno, mo ha avuto a cangiare niente e sta a capisce fischi per piazza. E a Silvia non gli dici niente delle stampe. Il giù è vecchio, piuttosto, già si, aiuta lo con stessetta, già si. Papà, te qua a me, una seggia, papà. Gliele puoi fare le stampe, che sentisi le so.
Settate, papà, settate. Me setto, sì. E una giuppiglia nell'imbuto. None, papà, dice che ho le servuto, dice. Beh, e che io pure tengo una certa età. E al mestiere di pittore se stracca. Tu, il pittore? E chi è pittore, senti? No? Allora chi sono? Che sono tu io? In qua senatore, senti di è. I pittori sono quelli che fanno i quadri. E io sono meglio dei pittori, perciò quindi fanno solamente quadri. Io invece faccio quadri, tondi, bussole, ringhiere. A proposito di dentiere, vedete cosa ha bevuto l'acqua della dentiera mia? Quale acqua? Qui da dentro un bicchiere che sta sulla banca. Io me l'ho giù bevuta. E ci ha giù messo un picco del bicarbonato che ti viene un picco di acidità. Papà, te l'ha giù detta tante fiate, un bicchiere della dentiera. Tocca te la tieni sulla tua colonnetta. La taccio, la taccio, ma li ha appoggiato sulla banca che ci ha visto la pastiglia disinfettante. Come c'è quando ci ha giù messo un bicarbonato? Assuto tutta da scuma su. Fumi! Dici che mi face male? Saverio, c'è t'aggio dire, ne stamattina mo non ti già avuto sentire fiacco. E ti oggi come tantissimo. Bueno, solamente da quando mi piegava con mutto lo pimiento, mi luttava come siete una fattalina. Sia, Saverio, sia, così non ti vanno le darme in sulla panza, sia. C'è più ci fare sulla restanza. Ci sapevo noi. A chi tu dire, vale in sulla restanza. La panza, papà, la panza! Ah, in vacanza! E non puoi spiegare meglio! E quando partivo, mi stavo a preparare una valigia! Mi la sta peggiora giorno per giorno! Un momento, vai, Saverio! Tu picca per la ricchia, tu picca per la sclerosi, tu cristiano. Beh, se è per questo non te puoi lamentare manco di te, si vede che ha pigliato di sirrita. No, e ti invece ha potuto piare proprio di mamma da. Qui già grazie a Dio portava una lingua talmente lunga che non ci pute misurare le gambe quando è pittare. Scusa, vuol dire comunque a cenare. Te quando parli di mamma cerca con te sciacqui la urca. Da scerrata ci n'ha lassata sta casa. Ci n'ha dati li sordi con me minto per conto mio. Ditta Saverio Pennellessa, tinge bene e spiccia depressa. Ma se lui è stato per mamma, poi ancora discepolo di Mescio Quintino era. E con qui giù Cametea non penso che devo di permettere tutte le viesti che devi essere. E con vai ogni settimana allo barbiere. Io non vado fino allo barbieri, sai? Ma vado allo parrucchieri. E li capisci? Ma poi non ti faci fare la barba all'angelo. E tu la valigia c'è bagno in mitere? Il costume del bagno o li quasetti della nepesante e lo coppulino? Quasetti? Coppulino? Bella vaga! A noi uscire? A mare o all'alta montagna? Papà! Io ormai stavo in alto, a sesto piano, da stattingo. Io invece stavo all'acqua, s'ha bugiata la pila e s'ha allagato tutto lo ripostiglio. Ha su capito, sti fessa, da fiata vanno in vacanza e se le fanno pure separate, una alla montagna e l'altra al mare. Speriamo scurisca prima sta giornata, va? Ai, speriamo, guarda, Saverio, non c'è sta faccio più, guarda. Ma senti, picca, c'è una ditto alla scia? C'è una giudito. E c'è sta giù, c'è una ditto, qui giordiate hanno amministrato tutta la nina. Ah, ne affanculo a te e a Idra, ti negano un attuale. Sorte mia, la dico sempre, sapete c'è figlia, Guidra. E c'è bulia sta nina? C'è bulia? S'ha pagata. Ulia dinta la ringhiera e poi che ti face pagare tutta la fatia ecchia. E mo giustai.
Sancazzata! Ha detto che se quelli sordi voi li mandi l'avvocato! E io non lo mando! Corpo devi lelo se non lo mando! So vero, nulla lassi perdere, già Cristiana! Casualmente c'è sta passa con giù per un marito suo! Senti, Saccio, mi ha detto, se vuole, con ci pensa già a lumi minunescio! No, mai sia! Case non ne lo concerta come ha concertato lo pompiglio! Da sape longa la Nina, da fritti purpi! Non c'è sta lì, ci sapevo! Come c'è sta lì? La trombosi allo pompiglio, Idra mi l'ha fatta venire con le corne canni mintia! Lo pompiglio di quando erano carusi era già cornuto! Davvero? Pensa che quando eravamo giovanottelli che giocavamo a scopola, lo pompiglio non cozzava mai! E mo c'è c'entra? C'entra, perché quando noi tiriamo a capo ne pungiamo le mani con le corna da portare. Mamma c'è Sinti sconfiuto, sapete, guarda. Mamma mia, a 50 anni Sinti insopportabile. Mo ci ria 80, ma c'è la fare passare, die. Guarda, sta mendevao, sapete, sta mendevao. E te sei sicura che non ci ria? Ma... E si ria, mo sono. E quale porta sta già? Oh, prego, dottoressa, prego, si accomodi. No, non pensare alle stampe, tanto la mela poi lava di nuovo. Prego, prego. Mela, la dottoressa. Va bene. Prego, dottoressa. Buonasera. Bene. Il paziente. Guarda, si sta lavando. Intanto se si vuole accomodare, deve farsi sciglia. Prego. Grazie, dottoressa. Se nel frattempo mi volete dire qualche altra cosa, vorrei saperne di più sul ragazzo. Ecco, vede, dottoressa, mio figlio Mimmino sta attraversando un'età particolare. L'età sfocatizza, non saccio se mi spiego. Certo, lei si è spiegato benissimo. Ecco, dottoressa, da un paio di settimane dice canitole, si lamenta forte. E siccome cammina pure un picca sciancato... Mi muri volte a signoria, cubitimoci in un rizzi. Se mi lo sblocchi, Vedremo, farò del mio meglio. Ma ditemi un poco, ci sono altri casi, altri precedenti in famiglia? Ecco, vede, dottoressa, qualche volta io... Puntare, chiacchiere, sapere, Iabba, dottoressa, lui non ha mai camminato sciancato. I rapporti come sono? Parlate? Certo che parliamo. Come no, dottoressa? Ci facciamo la bocca pilipili. Beh, non vorrei azzardare ipotesi, ma credo a questo punto che si tratti di un caso non molto difficile. Di solito è un episodio particolare che inibisce il normale comportamento. Poi comunque cercate di non irrigidirvi, ammorbidite il vostro atteggiamento. Per la verità, dottoressa, ed è io che l'ho ammorbiduto. La terapia potrebbe anche essere lunga. Dovremmo creargli nuove amicizie, facendogli riscoprire il gusto di nuove esperienze. Dovremmo incontrarci spesso, faremo molte sedute. A 150 euro l'una, 110 mela, chiamiamo sto Sasà. E c'è sta il dici, mi dico cosa c'è sta lo scibi. Dottoressa, mi raccomando, sai, lo scibi mio è proprio piccico, trattamelo con delicatezza. Non si preoccupi, signora. Mi sta preoccupando. All'anima del piccino. Non ho visto tutto. Nemmeno. Questa è della specialista che a risolvere il problema dopo. Mi raccomando, non mi fa fare figure, sai? Ma me la lasciamo, te lasciamo di su, diciamo. Mi raccomando, sai, dottoressa? Non si preoccupi, signora. Non ti preoccupare, cosa risolve tutto. O se passa. Ciao. O te passa.
finalmente! Signoria Sinti, la specialista! Certo! Dottoressa Federica Piedetosto! Piacere! Il vino pennellessa! E l'utegno testo pure io! Vieni, vieni, giovanotto! Siediti qui! Ma cosa fai? Che sta spoglio? E ci cambi un rimedio con tutte le scarpe? Io? Scusa, signoria non senti la specialista che me la rimuggiare? Ma sei impazzito? Certo, io sono qui per aiutarti. Ma dobbiamo parlare, capire. Ma c'è parlare e capire? Senti, aspetta, sai che mi dole. Capisco che ti fa male. Ma vediamo un poco. Negli ultimi giorni il dolore non è mai diminuito. Sì, nu picca quando uno sta inferrato e quando lo metto uno picca mezzo. Tanto di fresco uno picca. Interessante. E quando sei a letto? Per carità! Se metto più picchi picchi a Lulanzulu, io i dolori di Maria! Ma dimmi un poco, hai pensato di risolvere questo problema con qualcuno? O una ragazza? Sì, tieni una vagnona, ma è picca che ne conosciamo, un bel cosa per idra, non sape manco di due accignare. E poi ce ne dico, vieni a casa che mi dole. E da solo? Hai pensato a risolvere tutto da solo? Ce dici? Quando lui su testo testo mi insegnano a tremulare l'anche e non tengo il coraggio. Ragazzo mio, comunque devi collaborare. Una decisione va comunque presa. Come? Non sto a collaboro. Che se mi stagliava le scarpe me la fate mettere intorno. Me, dottoressa, non c'è speranze? Ne passa o no? Ma, signori miei, la scienza ogni giorno apre nuove frontiere e comunque è presto per potersi pronunciare. Però studierò a fondo questo caso e alla fine sono sicura che lo risolveremo. Comunque per oggi può bastare. Mi farò sentire io. Se nel frattempo dovessero esserci delle novità, voi sapete dove trovarmi. Va bene, dottoressa, grazie per voi. Arrivederci. Arrivederci. Accompagnala alla porta. Sì, sì. Beh. Come? E peso così sta melassa? C'è me, figlio mio, c'è me di cade pittula. Pittula panzarotto, di me. Sì, ne me? Ha giù capito? Ui, stati con gli scherzi, ha giù deciso. Sta boggio alla chicchina, così me lo libero e buonanotte. E c'è intorno a sta chicchina? La zia è un'amica mia ed è bravissima, ma è de cara, tiene una tecnica tutta particolare. Non ti senti niente, senza manco tende qui, gira il libro a 4 e 48. E perché non ho parlato prima? Come? Hai due settimane che mi la sta di cu, l'ho pure cercato di soldi, papà. Ma lui, quando si tratta dei soldi, fa saliti. E dici tra da sta specialista che non sape manco di do accignare. Ma io sta bau, vuol dire che mi firmo una cambiale o ne li do orrate di sordi. Aspetta, la sta meglio pure io. Ma tu sta vai, die. Ti di testa in testa e già, i vivi. I due scivo e nidole. Ma di a du vai, e chi ho spatto? Pronto? Sì, casa pennellessa. Ehi, Johnny! C'è? Lo Johnny! Qui giocavo conosciuto st'estate a mare. In inglese? Sì, sì, qui tu l'hai già imparato con sciocca scupa e a briscola. Ah, qui giocate vinceva sempre! Ma sera con le rotto. Yes, con la rotto! Come stai? Sì! Io bene, pure la mela. Mimino sta poco bene. No, why no, no. Soffre,
soffre per cennitore, per la durezza. Come la pietra. Stone, stone, ok? Ok. Che devi buttare? E a terra cosa c'è? Ah, il set di denari e il lasso di bastoni? No, 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 se l'hai lasso non buttare due. Calagli bello bello, sì, calagli bello bello. Più di fullo, il tre di denari. Così se lui prende il re, tu gli incozzetti scopa di asso. Gli incozzetti. Gli incozzetti! Mi inqueggi! Mi inqueggi! Ha capito! Mi inqueggi scopa di asa! Con chi stanno giocando? Con Freddy? Quello che aveva la camicia color di cane quando fugge? Salutamelo! Sì, ti saluta pure la mela. Au revoir, au revoir. Good bye. Ciao, ciao, ciao. C'è simpatico sto giorno, c'è simpatico. E c'è vedo lo centralino qua. Ma Brugli è uscito, setta per setta. Madonna mia. Permesso? Prego, prego. Sono un amico, te lo conneglio. Ma zitto, voglio fare un intervento. Vedi, non c'è. Senti, scusa, ci vai facendo? Lo Cornelio, mi ha detto che mi aspettava. Cornelio, ma c'è. Ah, ecco, lei. Ciao, collega. Come stai? No. Posto? No. Ciao. E questo volete chiamato? Sì, sì, noi l'abbiamo chiamato, papà. Cano Cornelio è tanto gentile che non può dividere lo povero menino soffrire così. È così? A giudice se lo chiamo io. Non ti preoccupare, poi lo pago io. Sì, e come lo paghi, a crano o a lino? Cioè, ti interessa, come lo paga, paga, basta che lo paga. Sì, però mi interessa di figlia, no. Mamma mia. Io non c'entra niente, me la dico io. E Giulia pure me la dico io, questo sasà. Ehi, bello bello, quelle parole, sai? Che non sta a parli filo con una penda chiusa. Io sono un professionista, sì. In de pazzo a decina allo giorno, muto più cresce difficile di figliola. Senti, ma di pure non l'ha visto? No, ma come mi ha detto lui con me, vabbè, è una cosa di niente. Ma è bello bello, sai! Ma siete come quinto dei siri, sai, da una cosa non c'è male. Ah, allora l'intervento tuoi sono tu, vieni innanzi, vieni. Ah, ti fermo qui a parlare, che se no terrà. Tutta al più ci andrà la chicchina, altra amica della zia di figlia, ma come si chiama Ida? Qualche volgare dilettante a veste, sta chicchina io non l'aggiunti sapore. Meglio volgare dilettante ma femmina. Come stanno? Ha fatto male? Guarda, guarda, stavo come un nufiolo. Mi si è risoluto prima, ha giù spicciato di soffrire. Ma da dovuto? Picchi picchi! Ma se vuoi cucquedi, picchi picchi tocca soffri, no? Ma è proprio brava sta chicchina. Papà, ed è bravissima. E poi tiene le mani di velluto. Mai come le mie. Quasi, quasi. Vuoi proprio le mani mie? State fermo, collega! E poi a me ci ha sempre pensato la mela mia. Ma perché te devi dire? Figlio mio, che dici che dopo tanti anni non mi fido? Che santa madonna! E non me la dici prima che sei rimuggiare i cardi? Cardi! Cardi, cardi! E c'è il mio capito! L'ho presa, finalmente l'ho presa! Nina, c'è stato, figlia mia? Ho guarito della trombosi, l'ho presa dopo tanto tempo, miracolo! Con il signor Cuzza! Un marito, va! Ciao, ciao!
mangiare il tornalo suo. Ehi, ehi, tascia della vacanza, spittatemi, ho il bagno pure io. Buonanotte, buonanotte. Applausi ai protagonisti qui sulla scena. Voce di Michele Gumuzza, Antonio Buscio. Dottoressa Federica Piridosso, Anna Maria De Dominicis. Sasà, Lucio Capirola. Valerio Murrone, Nina, Carla Murrone, Nonno Vito, Fernando Murrone, Giulia, Giulia Greco, Viola, Alessandra Bortone, Mimino, Giulio Ingrosso, Carmela Pongono in pennellessa, Deborah Carlà, Saverio Pennellessa, Michele Marullo, suggeritrice Valeria Buttazzo e regista Paolo Morello, prego. Ringraziamo nuovamente l'amministrazione comunale di Melendugno e il signor Francesco Stella, in modo particolare l'assessore per la cultura e il turismo, e vi auguriamo buonanotte e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti voi. E un ringraziamento ad Ada Buttazzo, la presidentessa della nostra associazione Lupo Galire di Castri di Lecce, che logicamente vi dà appuntamento per l'anno prossimo con un'altra altrettanto valida commedia. Grazie.